Questa è un'interrogazione alla quale tenevo moltissimo, da tantissimo tempo, quindi non voglio negare che caricherò di attesa questo momento. Allora, 3, 2, 1, con noi all'interrogazione, Micaela Ramazzotti. Micaela, carissima. Ciao. Gessetto. Ah, è gessetto perché è la lavagna. Gessetto perché è la lavagna. Ecco. È la lavagna. Allora, ci tenevo molto a questa cosa da tanto, tanto tempo. Dal tempo in cui, con Molto Donna, abbiamo fatto questa copertina. Sì. In cui, guarda caso, avevamo scritto una parola. Dico una parola chiave, la possiamo usare. Ancora non si poteva parlare di felicità. Però invece è arrivato finalmente il momento della felicità, anzi è il momento di felicità. Scrivo? A voglia. Allora. Scusate, aveva detto che non sapeva scrivere, c'è una calligrafia che io nemmeno in quinta elementare ce l'ho mai avuta. L'ho fatta proprio in corsivo da quasi elementare. Allora, al cinema, in tanti cinema, in tutti i cinema d'Italia, da quando? Mettiamo adesso la data. Metti alla prova anche con certo. Allora, ecco. Quanto tempo era che non scrivi alla lavagna? Troppo. 21 settembre. Allora, vogliamo mettere regia di no, quello dobbiamo sì, mettere. Regia di. Scusa, è quella la cosa, Eccola lì. È lungo. Qui il gesso non basta. Aiuto. Vai, ci siamo. Sei quasi, sei arrivata. Ok. Regia di Micaela Ramazzotti. Puoi anche accomodarti a questo punto, Michela, dammi pure il gessetto. Grazie, molto grazie, volentieri. Grazie. Allora, ecco. Allora, ne abbiamo parlato tanto di questa cosa, è capitato di parlarne tanto, nel senso quantomeno ho capito quanto era importante per te quello che stavi facendo. Sì. Finalmente è arrivato. È arrivato anche un momento speciale perché casualmente ero anche presente quella sera nella Sala Grande di Venezia, è arrivato anche il premio di Orizzonti. E, insomma, te l'aspettavi tutta sta felicità? No, non me l'aspettavo. Quando sono stata chiamata per Orizzonti Extra, invitata al festival dal direttore Barbera, che ringrazio perché ha voluto per primo bene al film, ero già emozionata ed ero già, l'avevo detto in conferenza stampa, felice così. Poi dopo il pubblico che mi fermava, che aveva visto le varie proiezioni, giornalisti, affetto, i giornali il giorno dopo, tanti giornali, recensioni cominciavano ad essere tutte bellissime, ho detto caspita, in Venezia dovevo starci 2 giorni, sono stata 6 perché mi invitavano, mi davano i premi dei film precedenti, quindi c'era fervore. Poi a un certo punto sono andata al Fuori Cinema a Milano, ho presentato il film e mi ha detto fermati a Milano. Ho detto sì, ma io mi fermo a Milano, voglio andare a vedere il film di Garrone, voglio andare a vedere qualche film, così mi fermo il weekend a Milano, poi me ne torno a Roma. Ho detto va bene, la sera mi chiama e mi fa Cara, ma tutto a posto, qualora ti dovessero richiamare, che qui stanno ancora vedendo le votazioni. Ho detto guarda, io sono a posto, la mattina mi chiamano a mezzogiorno, Michele hai vinto. Ho detto come ho vinto? E io in camera, ho vinto, alzavo in piedi. Quindi ho vinto, a un certo punto giù, Michela, hai capito, corri, che dobbiamo andare a prendere il treno. Treno, che sai che è una parola che nel mio film l'hai preso il treno, l'hai perso il treno, è sempre un tormentone che sta nella bocca di Max Tortora, il personaggio che interpreta appunto. E non possiamo svelare ovviamente il finale, però i treni c'entrano veramente tanto dall'inizio alla fine per le cose che si dicono e per quello che si vede dentro e per che cosa significa per questa famiglia di cui adesso parleremo questo treno. E allora io faccio partire invece il treno del trailer. Via! Montero, dov'è Montero? Arrivando! Riccardo! Senti che effetto mi fai, Complimenti. Questi li ho cresciuti con tutti i sani principi io. Tuo padre ha messo in mano i figli agli strozzini. Devi firmare qui e qui, scemina. Che cosa c'hai in questa zucca tua? Lui sa tutto di tutto. Mi correggi, mi regala i libri.
E tu, Desiree, la famiglia ce l'hai fuori? Fuori la chiappetta d'oro, ma fuori del brutto nessuno. C'è un'altra stanza, eh? Ci sto bene qua, vola. Questo ci costano 35 euro al giorno, li manteniamo noi. Cioè, è sempre stato un po' strano, particolare. Ma ti rendi conto della situazione in cui vive? Devi buttarsi, pasticca, capito o no? Tira fuori i coglioni, trovate una donna! Ce l'ho stata a mettere contro. Desiree, brava! Mia sorella, siamo molto legati, mi aiuta sempre quando ho bisogno, ci sta sempre. Se non si dà una mano fra di noi, che bisogna stare uniti. Tu pensi di riuscire a risolvere sempre tutto così, eh? Ma loro sono la mia famiglia, che devo fare? Ah, la tua famiglia? Il problema è che so io che sto sbagliato. Che sto sbagliata pure io. Per questa sera con te ho scelto il cielo più blu per fare scena. Perché non abbiamo mai provato a fare un figlio? Sono successe tante cose, non ti sei mai accorta di niente. Fatti una spinta anche tu sull'altalena. Non ti preoccupare che io ti sto venendo a prendere, dove sei? Felicità, felicità, taratata. Allora, qualcosa abbiamo capito guardando il trailer del film. E in realtà a me sembra che questo sia un film, te l'ho detto, a me è molto piaciuto, ma lo trovo un film molto importante. Lo trovo importante perché affronta una serie di questioni. Intanto affronta una questione che è forse una tua, come posso dire, un tuo percorso. E dentro le donne, la donna che interpreti in questo film, c'è anche una sintesi di tante donne che tu sei stata, forse di qualcosa che sei anche tu personalmente, e soprattutto quelle donne storte di cui ogni tanto ti piace parlare, ma questa è proprio una famiglia molto storta, e cogli un aspetto fondamentale della nostra società, ed è quello di una famiglia quando questa famiglia non solo non riesce a proteggerti, ma addirittura diventa la più grande iattura. Ah sì. Che noi nasciamo per caso, per volere, per capriccio, quindi non sappiamo poi in quale famiglia ci ritroveremo. Quindi mi piaceva tanto raccontare la storia di questi due fratelli, la loro emancipazione da una famiglia storta, disfunzionale, malata, tossica, dove ci sono delle dinamiche morbose da parte della madre nei confronti di questo secondogenito, questo ragazzo, e delle manipolazioni da parte del padre nei confronti di Desiree, che è una parrucchiera di cinema, quindi lui va alla ricerca di successo perché vuole diventare uno showman. Quindi questi due genitori, questa specie di mostro a due teste, utilizzano questi figli per i loro scopi, per i loro benefici, per trarne beneficio. Mi piaceva l'idea che due genitori fossero i carnefici e due figli fossero le vittime, no? Di solito è vittima e carnefice, qui è due... È un ribaltamento molto interessante. È un ribaltamento, molto interessante, piaceva. Perché c'è la proiezione di questi genitori nei confronti dei figli, che è una proiezione però tutta egoistica. Sì. E invece il tuo personaggio è un personaggio, possiamo dirlo, eccessivamente altruista. Sì, perché non è detto che se nasci da una famiglia che è lo stesso sangue, tu sei comunque uguale a loro, che sono cattivi, veramente aggressivi e manipolatori. Loro sono due fratelli dove purtroppo è successo questo: nella loro vita qualcuno, a partire dai genitori, l'hanno vessati, hanno avuto il lavaggio del cervello, sono stati manipolati, quindi loro continuano, questi due ragazzi non sono cresciuti nella stima, nell'autostima, nel dire caspita, ti accetto come sei, e loro quindi disistima continua, e sassi addosso continui, no? E allora si sono indeboliti, sono deboli, 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 talmente deboli che vivono nell'angoscia proprio del vivere, e così si sentono talmente fragili, talmente buoni da non sapersi muovere nel mondo, perché se tuo carnefice ti indebolisce, tu neanche riesci
a parlare, perché balbetti, non ce la fai ad affrontare un mondo così aggressivo e violento come il mondo di oggi. Quindi sì, questi due fratelli comunque si trovano, sono come il burro, no? Tu se affondi il coltello nel burro è un attimo. Sei tornata sul luogo del delitto, ovvero in una delle più grandi, secondo me, interpretazioni, quella della pazza Gioia. Siamo in un contesto di una psicopatologia forte, acclamata, conclamata, eccetera. Qui ritorni in questo senso, sì. c'è tuo fratello, diciamo, il fratello di Desiree, che è il paziente designato, direbbe mia moglie, sì, psicologa, no? Cioè, che in realtà è proprio sto sistema familiare che deve designare qualcuno da colpire. E in questo senso c'è anche un percorso anche di psichiatria, sì, che ho trovato anche molto ben raccontato, nel senso che non è il luogo del male, anzi, è in qualche maniera un luogo di un iniziale riscatto. Certo. E l'ho trovato molto interessante questo aspetto, così come positivo era in qualche modo l'ambiente che c'era intorno alle protagoniste della Pazza Gioia. Sì, sì. È qualcosa che ti colpisce molto, credo. Sì, tantissimo, tantissimo. Io sono andata, ringrazio tutti gli psichiatri e psicoterapeuti che mi hanno accolto me, hanno accolto Matteo Olivetti, che interpreta mio fratello Claudio nel film, hanno accolto lo scenografo, e quindi siamo entrati negli ospedali psichiatrici, in varie cliniche psichiatriche. Ho assistito a gruppi, meeting plurifamiliari, dove c'erano magari genitori settantenni, ottantenni con figli quarantenni, cinquantenni, c'erano genitori appunto giovani con figli comunque quasi coetanei, infatti c'erano sempre dinamiche genitori, figlio, padre, figlia, madre, figlia, ed erano 50 pazienti con 50 componenti delle varie famiglie, e comunque il problema era la relazione. E io sì, torno sempre, ora torno alla domanda, perché quando sono andata a visitare le varie strutture, ho sentito la verità, ho sentito le persone buone per quello che sono, indifese, non pronte per il mondo, no? Perché vivere in questo mondo è difficilissimo, devi essere corazzato, non ti perdona di essere, cioè qui le persone che ho conosciuto non si guardano alle spalle, ma guardano davanti con i lucciconi, invece questo mondo agguerrito ti guardi alle spalle, ti guardi dritto, è veramente difficile. Questo tu ti senti corazzata per questo mondo? Perché ci sono momenti in cui ti parlo e mi sembra che in qualche maniera un po' ti proietti, nel senso che ti senti solidale, enormemente solidale. Sì, tantissimo, perché non sono una che è corazzata, nel senso che sono io, e tanto è inutile guardarsi dietro, cioè guardo avanti, però Mi piacciono le peculiarità mentali, mi piacciono le imperfezioni umane, perché sento che appartengono a tutti noi, a partire da me, da tutti, perché siamo comunque esseri umani, dove nel nostro percorso arriva l'infelicità, che dura molto più a lungo della felicità, che invece è un attimo, e quindi siamo bombardati di continuo. È un elettrocardiogramma, e la nostra forza da esseri umani è stare sul binario, essere, andare dritto, non cercare di deragliare, insomma, quindi abbiamo, però deragliamo, poi ritorniamo, insomma, e peraltro nel momento che potrebbe sembrare quello più catartico, che della canzone che ispira anche questa cosa, che è la canzone che, alla quale sono anche molto legato, perché mi ricorda me bambino, no? Felicità, ta, 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 accento sulla felicità, ta, ta, accento sulla di Raffaella Carrà. E invece proprio in quella felicità, invece ci scoprirete delle cose interessanti. Dentro questa interrogazione si fa un percorso un po' a ritroso, perché poi io mi diverto ad andare a cercare cose che evocano, ma tu te ricordi? Mi ricordo benissimo. Cioè, grandissimo successo, Micaela già protagonista di un cioè, nel senso, chi è della mia generazione sa che cosa era per le ragazze di quella della mia generazione essere protagonista, e qui c'avevi 13 anni. Sì.
Sì, ragazzina. Sì, ma sì. Che ti ricordi di questo fenomeno qui? Che cos'era questo essere protagonista all'epoca dei fotoromanzi, che è stato l'inizio della tua carriera? Beh, in realtà se eri protagonista dei fotoromanzi eri un po' sfigata, perché c'era Miss Italia, c'erano nella Rai, c'erano altri programmi più, insomma, fichi, più cool. Il fotoromanzo era un po'... Dici? Sì, perché a me a scuola mi dicevano, vabbè, ma fai fotoromanzi. Ah, così era proprio? Fotoromanzi, non fai il film con Verdone, che poi è arrivato Zora Lampini. E poi dopo detto, no, ma guarda, perché però io non fotoromanzi... è che... Aspetta. Io anche perché li facevo così, mi chiamavano, io con la mia valigetta ma andavo, ma come funzionava? Cioè tu, allora, dall'inizio, da sempre... Questa è una chicca che te la devo raccontare. Dimmi un po'. Io mando una foto... Mm-hmm. Che avevo preso nell'album fotografico mia madre, così mando questa foto a Cioè, c'era scritto, manda una foto, ho detto che bello, mando una foto, io lavoro, vado a scuola, guadagno i soldi, ero già un po' imprenditrice di me stessa. Allora mando la foto, mi richiamano dopo una settimana. Oh, tu romana ovviamente, del quartiere? E AXA. Ah, quindi insomma siamo a Roma Sud, diciamo. Siamo quasi ad Ostia. Eh sì. Infatti siamo... i miei personaggi li ho collocati a Fiumicino, posti che conosco. E mando questa foto, loro mi ricontattano dopo una settimana, mio padre apre e dice, ma che cos'è? Io ho detto, niente, è un fotoromanzo, è carino, per teenager, papà. Mi accompagna, mio padre chiedeva ore, perché facevo il vigile urbano, chiedeva insomma permessi. Ho detto, dai, il primo giorno mi chiamano, direttore di questi fotoromanzi, senti, allora ti do la location, ho detto e vai, così vado, si va a Roma Centro, fa scattare, vicino al Colosseo, andiamo, vado a Piramide, comunque una ragazzina che vive nella periferia è come vivere un'altra parte dell'Italia, secondo me, lontano. La sensazione è quella, certo. Poi mi dice, guarda, devi ritrovarti a via Aristarco di Samotracia. Io ho detto, via Aristarco di Samotracia, ma sotto casa mia dove c'ho il gruppo degli amici miei. Ho detto, ma che siete pazzi? Mi fai lì, a che ora? Alle 2. Proprio all'uscita di scuola, dopo, dove tutti vanno a mangiare la pizza. E io mi ritrovo lì con un fotografo, proprio roba vintage qui, questa è una chicca vintage. Un fotografo diceva, go, a un certo punto arriva tutta la mia comitiva, il ragazzetto che mi piaceva, io che, lì che facevo finta di baciare un perfetto sconosciuto, che mi dicevano sorridi, io stavo ferma così, tutta la mia comitiva lì che mi guardava, iniziavano a fuori le prime sigarette, erano tutti un po' lì che dicevano guarda questa che sta facendo, è stata... Certo. Tremendo. Beh, però è stato anche un bel battesimo del fuoco, è penso, stato, sì, perché certo, secondo me quello... Però mi vergognai tantissimo, perché comunque era per me, insomma, nella mia zona. Io volevo andare a Roma Centro, sognavo, capito, di farli sotto al Colosseo. Vabbè, insomma, tu sognavi Verdone, e poi alla fine, ecco, a proposito di Zora la vampira, ecco qua, sei stata pure una vampira, insomma. E che vampira, devo dire, insomma. Opera prima dei Manetti in Bros. Dei Manetti in Bros, con Verdone produttore, Verdone protagonista, con un personaggio stranissimo, insomma, sì, no? Faceva l'ispettore. Sì. E, insomma, immaginavi in questo momento che la tua carriera potesse essere quella che poi hai avuto? Perché tu sei stata e sei anche una donna importante della commedia italiana. Mi piace molto. Diciamo, ecco, questo è un aspetto che sembra dissonante rispetto ai personaggi che ti hanno dato anche i premi più importanti, diciamoci la verità, sì. No? Però, insomma, ecco, essere una donna della commedia, che cosa significa per te? Ah, vabbè, la mia attrice preferita, no? È Monica Vitti. Cioè, sopra a tutte quante per me, perché io sono cresciuta con i suoi film, mi piaceva guardarla, osservarla, perché una donna, della sua bellezza, che fa anche ridere nel gruppo dei, cos'erano, i soliti... I grandi colonnelli, no? Sì, I colonnelli, certo. E quindi sono sempre stata attratta dai tempi comici, la sua poesia, la sua bellezza, e quindi... Mi piace tanto fare la commedia, l'ho fatta pochissimo, l'ho fatta con lo stesso Verdone che mi chiamò in Posti in Piedi in Paradiso. Posti in Piedi in Paradiso, cioè. Mi diverte tantissimo, mi piace tantissimo, poi però incontrai anche Daniele Lucchetti in un film, Anni Felici, dove da personaggi di donna, diciamo, leggera, vessata, fragile, mi fece fare un personaggio diverso, di una donna un po' più complessa, più complicata, più chiusa. E da lì ho iniziato a fare un altro percorso di film. Quindi
Però mi piace come detto. Senti, questo invece che film era? Non prendete niente questa sera. Anche perché se guardate nel cast, insomma, ci si riconoscono Paola, Cortellesi, Renaudi, la Finocchiaro, se non ricordo male, ovviamente Zingaretti. Insomma, sì. A proposito di una nuova generazione, ecco, mi dici che tempo è questo qua? Perché è un tempo nel quale c'è stato il tuo debutto alla regia, tra poco ci sarà quello di Paola Cortellesi, c'è Margherita Bui che sta arrivando. Abbiamo avuto tutte lo stesso pensiero, di debuttare alla regia, di scrivere una secondo storia. Secondo te perché? C'hai fatto un pensiero su questo? Sono, guarda, donne di grande talento, di grande successo, e hanno fatto tutte dei ruoli, dei personaggi meravigliosi, in film importanti. Penso che forse abbiamo avuto, nel mio caso, io ti dico, nel mio caso ho detto, io ho voglia di raccontare una storia che mi sta a cuore, ho voglia di scrivermi un personaggio, ma soprattutto è successo in un'epoca post pandemia, dove stavamo tutti a casa, no? Un po' costretti a leggere di più, a vedere più film. Secondo me questa pandemia poi ci ha forse anche un po' alimentato qualcosa dentro, non so, io ho rivisto tantissimi film. È come se fosse un tempo nel quale le donne, quelle protagoniste, quelle che sono, riescono ad essere in qualche maniera protagoniste della loro vita, la vogliono scrivere la storia della loro vita in qualche maniera. Sì, no? Sì. È una cosa meravigliosa perché è come fosse, facciamo parte in questo momento di un'ondata proprio. Siamo tante. Io sono contenta di far parte di questo periodo storico con tutte le mie colleghe attrici. Sì, con Paola Cortellesi ho fatto un film, Margherita ho fatto un film con tutte loro. Ci arriverò a questo. Anzi, te lo domando subito perché riguardando la tua carriera, secondo me, forse persino più di altre tue colleghe, vedo che forse le performance più importanti le hai fatte proprio accanto a delle protagoniste donne. Sì, sì. Penso a Sabrina all'inizio, a Ferilli, poi appunto. Ci hai mai pensato a questo? Valeria. Esatto, ci hai mai pensato a questo? Cioè al fatto che riuscissi in qualche maniera a dare forse in qualche maniera il meglio di te insieme a delle donne? Sai perché ci ho pensato? Perché dicevo, mi capitano poche scene di sesso in realtà con attori, no? E dicevo, vuol dire che recito molto più con le donne, perché non mi capitano questi baci così appassionati con gli uomini. Non lo so, io credo sia anche una casualità, sai, questo... Ti piace vedere... Mi piace molto. Ti piace rivedere delle foto, delle immagini di te con queste tue colleghe? Tanto. Mi fa vedere, no? Ce l'ho, qualcosa. Io guardavo dietro, scusa. Beh, per esempio, per esempio eccola, questa, ecco, vedi, a proposito di questa. Questa fu appunto anche una copertina di un giornale, sì. Eccola qui. Io non lo sapevo. Mi sono svegliata e mi hanno detto, sei in cover con Sabrina Ferilli, un giornale molto importante. Ed è stato, che sensazione è stata? È bella, con la Ferillona. Senti, questo è un momento di questa intervista, si chiama Mappamondo. Questo è un mappamondo e questo è un puntalino. Tu devi scegliere un posto del mondo e puntarci il tuo puntalino e spiegarmi perché. Prego. Ah, questo qua. È qui. Roma? Sì. Roma, perché Roma? Perché è la mia città, la città dove sono nata, dove vivo. E ci trovi tutto? Dove ho trovato il cinema. E mi è stato proposto varie volte di andare all'estero a lavorare, ma non so perché, io sono rimasto tipo il capitano, tipo Totti. non lo so, mi sento bene qui, ho il mio lavoro, cioè, la famiglia. Diciamo, a questo non ci pensi? No, va bene così. Va bene così? Sì. Va bene, diciamo... Guarda, che ormai la frase, quella di Venezia, va bene così. Va bene questo? Sì, va bene, sì, il Davide. Ma c'è il Leone, non l'ho portato qui. Non c'è il Leone. Sai quanto è bello? È pesante. Ero lì... con il vestito ingombrante, il tacco vediamo, che si era incastrato. Vediamo l'immagine del leone. Ecco qua, abbiamo vista, ok. Guarda io che mi giro, tagliami, ti prego. Vabbè, questo pure, insomma, il Davide Donatello, peraltro consegnato dalla tua compagna di set in quel momento, che era appunto la Sandrelli, un'altra icona, devo dire, un'altra donna icona del cinema italiano.
Secondo me in quel film in particolare, insomma, no, la prima cosa bella, sì, questo passaggio di testimone, sì, perché c'è qualcosa nella vostra recitazione, secondo me, che in qualche maniera è una sorta di onda che si ricongiunge. Non so se sei d'accordo. Per me è... Diciamo, gara. La meraviglia di Stefania. Mm. Se penso a Stefania, penso a tutti i meravigliosi personaggi che ha fatto. C'eravamo tanto amati, io la conoscevo bene. Tutti i personaggi suoi, fatto i film con tutti i grandi registi dell'epoca. Era il tempo di una grande commedia italiana. Sì. Felicità ha molte cose, secondo me, che richiamano, perché è un film, possiamo chiamarlo dramedy, gli americani lo chiamerebbero dramedy, perché ci sono dei momenti, sì, devo dire, soprattutto in alcuni momenti di Max Tortora, che suonano grotteschi, no? È il personaggio, un personaggio cattivo, di cattivo, che gli ha disegnato addosso un personaggio, insomma, molto forte. Anna Galiena, nel suo disagio, riesce ad essere anche in certi momenti ridicola al punto giusto, perché questo è il dramma di questa famiglia, no? Che effettivamente, visti da fuori, visti con un dolly da una parte, li trovi ridicoli, no? Quando li vedi di spalle, no? Invece quando li trovi in una tavolata, come spesso capita, e il momento della tavola è un altro momento tipico, diciamo, da scuola, ecco, diciamo, grazie, no? Perché la tavola è un momento sai perché devo dire grazie? Sai perché? È perché mi è piaciuto tanto il film, lo devo dire, mi è piaciuto tanto. Scuola, non mi ha sorpreso, scuola, ma mi è piaciuto. Lo sai che mi è successo un aneddoto con Scuola, meraviglioso, ero ai Nastri d'Argento tanti anni fa, e io sono grande appassionata di film di Scuola, di Pietrangeli, di tanti registi che hanno raccontato molto bene il mondo femminile. E Scuola mi vede da lontano e si avvicina, eravamo un po' di persone così, e mi viene a dare la mano, un baciamano da gentiluomo, e mi fa fare i complimenti perché sei brava, ho detto. Io le ho detto, donna, Ettore, signor Scuola, grazie. Era veramente, è stato emozionante, perché ho questa immagine di Ettore Scuola. Certo. Senti, io ho preso questa foto perché ho letto a un certo punto che tu hai preso e sei partita per Londra. Sì, qua la devi la devo associare a cosa? A non prendere impegni stasera. Ok, eccolo qua. Esatto. Perché? Perché io vivevo lì, ero andata ad imparare l'inglese, il famoso inglese che non ho mai più imparato, purtroppo. Cioè, lo so, così è così. Ed ero lì, lavoravo lì perché avevo fatto Zora la Vampira, avevo fatto qualche altro film a un certo punto, però non era un momento buono. Ho pensato, vabbè, vado via, ma che mi importa a me di fare l'attrice? Voglio andare a vedere il mondo, viaggio un po', vado a Londra, parlo l'inglese, lavoravo come cameriera in un ristorante, e il mio agente di allora mi disse, devi tornare in Italia che ti vogliono per un film. Non prendere impegni stasera, di Tavarelli. Ho detto, ma chi è? Gli ho detto, ma come chi è? Gianluca Maria Tavarelli. Io ero proprio ormai, ho detto, ma il cinema non lo faccio più, perché era un periodo in cui non lavoravo tanto. Mi disse, prendi. Io non ho detto, guarda, io non ho neanche i soldi per prendere un volo. Prendi Ryanair, te lo pago io. Mi misi su quel volo e andai a fare questo film. Da questo film poi arrivò Tutta la vita davanti, poi arrivano tutti i personaggi. Questo film fu un film che... Svolta. Sì, è sempre così, no? Mi misi sul treno. Io l'ho la parola tormentone che dice il personaggio di Max Mazzoni, interpretato da Max Tortora, è l'hai preso il treno, l'hai perso il treno, l'hai preso il treno, una parola non che non passa più sto treno, l'hai perso il treno. È perché è una parola che mi piaceva, perché ci sono delle coincidenze, no? Se uno guarda un po' la storia della propria vita nel passato, vedi che ci sono delle coincidenze, no? Sembrano che cucite da qualcuno. Che porta girevole di questa distazione è quello che stai vivendo in questo momento, anche perché anche nella tua vita sono cambiate tante cose, stanno cambiando tante cose, insomma. Questo è un momento di non paura. Ho vissuto molto spesso nella paura del giudizio, del pregiudizio. Il pregiudizio è una cosa brutta, quando può arrivare anche a me l'ombra del pregiudizio, la scanso, no? E quindi ho smesso un po' di avere paura, perché la paura ti tormenta. Io
molta paura, soprattutto nella vita anche di tutti i giorni o comunque quando devo affrontare delle interviste, raccontarmi, prendevo un microfono in mano, mi terrorizzava, andavo in scena e invece ero una bomba, mi sentivo sicura di me. Quindi questo è un passaggio importante che lo collego, la paura, il leone. No, il leone è il più potente che c'è. Sei una mamma e io adesso, aspetta, oscuro tua figlia, se vuoi, se mi dai l'autorizzazione la mostro, in realtà qui era un'occasione pubblica. Sì, puoi mostrarla. Posso mostrarla, questa è Annetta, Anna Eria Giffoni, ed è qui che ci incontrammo per raccontarti un po' l'inizio di questo discorso, incominciasti a raccontare di quello che stai facendo, eri al montaggio del film. Sì. E Anna è importante perché Anna è stata protagonista di un film, in realtà, quando era praticamente, cioè, era il nome. Era il nome del figlio. Il nome del figlio è il figlio che nasce, in realtà è proprio Anna, giusto? Ho detto anche una battuta. È femmina, in sala parto. Sì, perché il personaggio era incinta, io pochi mesi prima di girare avevo già partorito, avevamo girato la scena, invece di chiamare una signora, una puerpera a fare la scena, ho detto la faccio io, eravamo tutti come un accordo ed è uscita questa meraviglia di questa giovane. Due figli. Lei è figlia di un film di... Anna è figlia di Anni Felici, okay, del film Culichetti, e Jacopo è figlio della prima cosa bella. Stai vivendo una fase della tua vita privata, diciamo, di grande cambiamento, insomma, no? È finita una grande storia, diciamo, una storia importantissima per la tua vita. Peraltro Paolo è il papà dei tuoi due figli. Carlo, peraltro, Virzì, è autore di ottime, bellissime musiche del tuo film. Che fase è da questo punto di vista? È una... perché stai vivendo questa grande felicità che sicuramente è figlia anche di tutto, di tutta la tua vita, insomma, no? Ti sei preparata a questo momento attraverso tutti i passaggi della tua vita e c'hai vicino i tuoi figli, insomma, no? Con cui immagino stai condividendo moltissimo di questo momento. Ma loro, sai, loro del lavoro non li porto proprio troppo nel mio lavoro, cioè io sono in ascolto, non vado lì a dire mamma ha vinto il leone, no, io sono lì che sono arrivata a casa e subito volevo vedere come stavano, insomma era un po' di tempo che non li vedo perché sono stata fuori per 7-8 giorni. Come l'hanno riconosciuto dalla tua faccia quello che era successo? Sì, in un modo, Anna è più espansiva, mamma il leone, quasi lo voleva proprio prendere, tu eri pesante, e Jacopo, brava ma gagliarda, gagliarda, appena ha detto, amore lo sai che ho vinto, grande mi ha detto, grande. Quindi sì, poi però sono in ascolto, non mi piace parlare di me, dei miei film, mi imbarazza, non... È l'altro passaggio che devi fare forse da questo punto di vista, nel senso che riuscire a parlare con i figli, diciamo, compiutamente di quello che si fa e in qualche maniera di quello che si è. Sì, ma sai, loro comunque in qualche modo, l'attore, l'attrice, la loro generazione è cambiata, non sono così fan degli attori. Adesso loro, mio figlio è fan calciatori, segue il calcio, quindi Messi. E mia figlia magari le influencer, le TikToker, cioè è cambiato, quindi il fatto, magari se fossi stata un influencer forse loro erano più contenti nei giorni di oggi, al momento nei tempi moderni, ecco, quindi forse l'attrice è un po' anche datato come ruolo per loro, per la nuova generazione. Forse è vero, forse hai ragione. Sono un po' cambiate, sono cambiato io. Ora sono i cantanti, giustamente. Certo. Senti, quindi... c'è un altro momento, siamo alla fine di questa nostra intervista, che è questo qua. Questo è un Chuck. E io chiedo a tutti di scrivere qua il titolo di un film che significa qualcosa di importante per la propria vita. Non è detto che sia un tuo film, anche un film che hai visto che in qualche maniera ti ha anche un po' cambiato.
Ah, è un film difficile da trovare, è indimenticabile per me, però poi ne vorrei scrivere un altro, se fosse possibile. Ah, del destino, certo. Onde del destino, okay, di Lars von Trier. Però se posso cancellare e scrivere, sì, un altro, sì, subito. Sì, cancellino ci dovremmo avere comunque. Vabbè, comunque, se no scriviamolo pure sopra. Scrivilo sopra. Una moglie. Una moglie di Cassavetes. Ce n'è un altro. Vai. È la prima volta che... Perché questo, sai, che è un esercizio che imbarazza un po'. Perché intanto perché di questo meraviglioso, quanti anni ha ora? 90? Insomma. Questo meraviglioso regista, che forse è il mio regista preferito, mi piace questo film da pazzi, ho visto troppo tante volte. Oddio. Ho scritto il gesto qui. Lady Bird. È certo che questo cinema di Ken Loach, penso, no, c'ha qualcosa a che vedere intanto nell'ambientazione che hai fatto, cioè la parte più sociale, tra virgolette, del tuo film Felicità. Sì. Secondo me c'è una lettura, appunto, in questo caso di un canone sociologico come quello della famiglia, che tu prendi e lo fai diventare anche qualcosa di politico, per quello che ti dicevo che questo è un film importante. Quando mi dicono hai fatto un film politico, ho detto io, okay, di politica. Detto? Sì, io, dico, io non parlo mai, sono un artista, è una cosa. È ma perché io ho messo di... due mondi a confronto, il mondo della famiglia Mazzoni e quindi poi il degrado, sono veramente dei poveracci che manipolano le persone, che pensano che grazie alle conoscenze non riusciamo a fare le cose, e invece il mondo del professore di agronomia, dell'intellettuale, che io l'ho collocato a Piazza Vittorio, no? Dove molti intellettuali romani abitano lì. E quindi io ho messo i due mondi a confronto e mi piacevano molto. Questo papà e questo compagno si contendono Désirée come una palletta, palleggiano con Désirée, ma non la guardano. Quindi anche per me, anche Bruno è un mostro, anche i genitori sono dei mostri, perché non guardano quello che sta succedendo all'interno della famiglia, parlano, sono delle radio continue e non osservano. Loro basta che si fan belli davanti a tutti gli altri, quindi vivono tutti i personaggi, tranne i due fratelli, in un autoinganno più totale, perché la coppia è una coppia di marito e moglie che si detestano e vanno avanti da 30 anni. Bruno è una radio continua su Désirée, e quello non l'hai fatto bene, e quello hai parlato male, non hai fatto questo, hai fatto quello, e tuo padre. E poi alla fine non fai fatti, cioè chi parla parla e non fai fatti, sai quanti ce ne sono? Désirée è una vittima della propria generosità. In tutti i sensi. In tutti i sensi. Sì. Perché viene molto tradita dentro questa storia. Viene abusata, è cresciuta. Viene abusata. C'è anche un tema che è molto forte, che arriva a un certo punto del film. E quindi, come dire, noi scopriamo che questa comunicazione malata entra dentro le vite delle persone, le condiziona, le cambia, fino quasi alla disperazione. Poi però, finale non lo diciamo. E c'è una lettura molto, molto seria di quello che ci capita intorno, senza peraltro andare a scegliere, magari molto spesso in queste situazioni si scelgono degli ambienti particolarmente degradati, invece qui no, fondamentalmente è una normalità di piccola borghesia o media borghesia. No, però, perché a me piaceva molto raccontare Désirée in un ambiente che era quello di Fiumicino, con tutti questi palazzoni, con tutti questi balconcini che vanno a descrivere case piccole, dove se vivi in tanti e c'è un problema di malattia, di peculiarità mentale, aumenta. Il fratello Claudio l'ho voluto collocare nella stanza di passo, nel salone, proprio perché non ha privacy e non ha neanche la sua privacy a livello sessuale, perché non può chiudersi al bagno, non può, il salone è aperto, non ci sono porte, perché la madre, che è morbosa nei suoi
confronti. Come lui sa solo, va subito a somministrargli farmaci e medicine per farlo stare con lei, per non farlo crescere, perché per Floriana, interpretata magistralmente da Anna Galiena, quel ragazzo è come se fosse un bambino di... Da accudire continuamente per sedare la sua angoscia, le sue morbosità. Quindi mi piaceva molto, molto questo dei personaggi. E, perché poi quando vivi in case piccole, dove non riesci a muoverti... L'elemento claustrofobico che abbiamo provato durante il Covid, c'è chi invece lo vive tutti i giorni e sempre. Io vorrei concludere ricordando chi sono gli attori del tuo cast, perché li hai diretti molto bene, però insomma fanno delle prestazioni davvero importanti. Noi abbiamo fatto tantissime prove a tavolino, ci siamo preparati tanto, soprattutto con i Mazzoni, la famiglia, perché secondo me dovevamo avere lo stesso sound, dovevamo avere lo stesso linguaggio, perché cresciuti insieme, che si sentono insieme, infatti non ci sono personaggi esterni che entrano all'interno di questa famiglia, e sono Max Tortora, il padre, e Anna Galiena la madre, Matteo Olivetti mio fratello, Desiree sarei io, e il grande Sergio Rubini che interpreta il mio compagno. Sono stati adorabili, formidabili, e hanno subito creduto nel progetto. Max Tortora, appena l'ho letto, ha detto giriamo domani, è un orologino. Gli ho detto ma io non c'ho i produttori, io l'ho scritto perché ho voglia di scrivere una storia. E hanno condiviso con te una grande felicità. Al cinema dal 21 settembre, regia di Micaela Ramazzotti. Dopo ce lo vado a scrivere, regia di... Ah, è vero, sto... Ciao! Buona la prima!